Questo gioco fa schifo. Ecco, questo è quello che direbbe un hater di Stumble Guys. Ma andiamo a scoprire perché i giocatori odiano Stumble Guys. Ed eccolo qui il mio hater schifo Kazuo-san, che ci scrive: a volte non so se odio più te o Stumble Guys. Ah vabbè, ormai è diventato proprio un vizio. Cioè odia tutto, odia me, mi insulta gratuitamente. Infatti non mi era mancato per niente. Ma sentiamo cosa ti ha fatto Stumble Guys. E lui scrive: idiota, guarda che non sono l'unico. Guarda le recensioni. Primo insulto gratuito, yeah! Ma io ora sono curioso di ste recensioni. Partiamo dalla prima con una stella, ma il titolo è Bel gioco. Allora spiegami perché hai dato una stella se hai scritto Bel gioco. Si bugga tutto! Ho fatto 500 spin e ho una speciale! Vabbè, mi sa che sei tu che sei sfigato, non è che si bugga. Però ancora devo capire perché ha scritto Bel gioco. No, allora quest'altro deve essere per forza il fratello, regà. Subito sotto, sempre una stella e il titolo è Bel gioco! Ma perché dai una stella se hai scritto Bel gioco, scusami, eh? La nuova mappa A, troppo difficile. Sembra quasi una recensione del bimbo di 8 anni. Poi quest'altra, bella roba, molto più del mio Calzin. Una stella, NNJX. Contenutistico comunque. Veramente brutto, sempre con una stella. Quest'altro un pochettino più articolato. Questo gioco ha un sacco di bug, mappe brutte. Soprattutto è stato copiato da Fall Guys. Io non sono una persona che si arrabbia. Ah, ma questo gioco è brutto e alquanto inquietante. Un segno di punteggiatura l'avremmo apprezzato, grazie. Però soffermiamoci su alcuni punti. Bug di mappe ci sono. Mappe brutte, ok. È stato copiato da Fall Guys, è un dato di fatto. HD una stella. Gioco del Dingle. Brutta grafica e molti bug. Diff HGUC meglio FIFA. Sto scoprendo che ci sono tanti mini Andres Pro in giro per il mondo, eh. Dai però poverini gli sviluppatori. Ma se mi fai una recensione con una stella e scrivendo Siu e Forza Juve, è bruttissimo. Bro, apprezza che ti ho chiamato già bro. Ho dato un'occhiata alle recensioni, ma non è che abbiano tanto senso, eh. E poi scrivono un po' tutti come Andre, il bimbo di 8 anni. E l'hater ci risponde: ma sei sicuro di essere tu ad avere senso? O scrivono bene o male stanno dicendo la verità. Sei il solito rincoglionito. Perché sti insulti gratuiti? Cioè, sicuramente nella vita ho più obiettivi di te. Primo punto. Ma io vorrei capire, tu a cosa pensi quando ti svegli la mattina? Ecco appunto, penso a te, così faccio una bella cagata. Ok. Poi non ti penso più per non rovinarmi la giornata. Guarda caso però sono il tuo primo pensiero al risveglio, eh. Questa non è una cosa da sottovalutare. Ormai ho fatto colpo su di te. A scuola ho studiato che il corpo umano ha due cervelli, uno nella testa e uno nell'intestino. Il mio intestino ti pensa spesso. Ha 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 ha. Cioè, ma io vorrei capire da quando si fanno le battute e subito dopo si ride alla propria battuta. Cioè, non ha senso, secondo me ha riso solo lui. E continua a ridere. Niente, ormai si sta sbizzarrendo, mi chiama anche Cloud. Però ritornando al discorso di prima, cioè, lo sappiamo tutti che mi odi, non ci posso fare nulla. Ok, ma non puoi criticare un gioco se poi non argomenti. Cioè, spiegami il motivo, sii intelligente, fai un discorso sensato. No, ora ti dico. Innanzitutto raccogli il naso rosso che ti è caduto. Dici così perché probabilmente sei uno di quei nabbi che usa le emote del pugno in partita. No, mi dispiace, ma purtroppo le emote del pugno non l'ho sbloccata, non ho fatto in tempo. Puntini, devono rimuovere queste emote. Effettivamente non è che stia dicendo proprio una cavolata, eh. Perché non è possibile che io sto in testa e viene uno che mi butta via. Oh, attenzione. Per la prima volta Schifo Kazuo-san dice una cosa sensata. Cosa sta succedendo? Ma che problemi hanno a mettere delle emote che danno dei vantaggi? Sì, ma perché sta scrivendo tutto in maiuscolo? Io dico sempre cose sensate, bimbo. Bimbo, sono più grande di lui, ma va bene. Comunque, in parte ha ragione, c'è da ammetterlo. Però ci sono dei costi dietro un gioco. Cioè, per sviluppare quel gioco hanno speso dei soldi. Quindi, in qualche modo, devono invogliare i giocatori a shoppare. Se no, come guadagnano? Sei il solito nabetto. Se ti piace vincere così, fai pure. Tanto ti batterei lo stesso. Ah, ora inizio a capire. Vediamo se ci arriva anche lui. Capisci sto gran ceppo, come non detto. Il fatto che ho di Stumble è tutta una scusa perché non sai giocare. Ora sto capendo. E lui se ne esce con...
Con una, con un suo video, regà. Ah, che bel video che ti hanno fatto. Oh, ti vedo in forma comunque. Quella è la mia cacca che cammina dopo che ti penso. Quanta creatività negli insulti. E tra l'altro mi dice che a Stumble lui ci sa giocare fin troppo bene. E ci dà pure l'altra motivazione. Addirittura è troppo semplice. Allora facciamo così, ti sfido. E chi perde su Stumble regala l'altro 10 euro. Se è così tanto sicuro di vincere dovrebbe accettare. Dai, ma chi è questa? Ma chi è? E lui, no, è sempre lui, raga, a sto punto. No, 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 non mi copiare le battute che scrivi. Ma guardati, sei tu. Ma se ti ho fatto io questo video, ma chi ti conosce? Ma chi ti ha mai visto? Dai, muoviti, entra in lobby. Non posso fare errori, raga, perché mi sto giocando 10 euro. Ma al di là dei 10 euro anche la gloria, perché se questo qui mi batte, ben so ca, perché sicuramente mi insulterà per tutto il mese. Il problema è che sta mappa è troppo casuale. Guarda che sta di fianco a me a tutti i costi, vuole farmi cadere, oh. Vai Kazu che ce la facciamo, ok? Raga, siamo tutti attaccati. Siamo tutti completamente ammassati. Qui non c'è niente, molti sono caduti. Si va di qua, saltino. Ok, mi qualifico tra i primi. Mi qualifico per secondo, va benissimo così. E già si può dire che lui è dietro di me. Però comunque si è qualificato. Ma qui si decreta tutto, perché ovviamente la partita di calcio, visto che abbiamo avviato la lobby insieme, lui sta nella squadra avversaria. Kazu, non facciamo figuracce. Ci portiamo a casa il primo gol. E ci portiamo a casa il primo gol, vai così. Però mi sa che loro qui si portano. No, 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 devo difendere. Ce l'abbiamo attaccati, ce l'abbiamo addosso. Ma la mia squadra sembra reggere, raga. La squadra blu è troppo forte. No, troppo forte tranne Kazu. Ho appena fatto autogol, raga. Non l'ho fatto apposta. Spingiamo la palla avanti. No. Per fortuna la mia squadra ha fatto un altro gol e non me ne ero accorto. Altro gol, vai così, 3-2. Ma mancano ancora 50 secondi. Mi sta salendo l'ansietta. Devo difendere assolutamente, perché ho tutta la squadra in attacco. Ma che sta a fare quest'altro? Ma quest'altro con la skin blu punta a fare autogol. Ma cosa fai? No, vabbè, raga, una banda di incapaci. Ma quelli della mia squadra sono una banda di incapaci. A parte questi qui avanti che stanno continuando a segnare. Aspetta, me la gioco così. A sto punto punto a fare gol, perché manco ci riusciamo qui a parare. Niente, raga. Niente, raga. No, raga, 7-4. 8-4. No, raga, ha vinto il mio hater, non ci credo. No, vabbè, che scusa mi invento, 8-5, faccio schifo. Guardalo che è rimasto in vita. Vabbè, dai, però non è stata una sfida diretta, perché ha vinto grazie al gioco di squadra. Io sono curioso di vedermi il suo game finale, però, eh. E tra l'altro è primo, che stanno facendo questi altri? Cadono nella lava. Io non ci voglio credere, cioè, davanti da solo voglio vedere se supera sto pezzo, dai. Vediamo quanto sei furbo. Mo cade, ecco, lo sa. Ok, non posso dire niente. Non posso dire. Dai, qualificati e non insultare. Allora, c'è da dire che se mi ha battuto è perché abbiamo giocato una partita di squadra. Lui ovviamente mi invia lo screen che ha vinto e i miei non facevano niente. Cioè, raga, ho giocato quella partita, non lo so, pure io ho giocato male. Lui ovviamente se la ride. Inchinati davanti al più forte. E come faccio ad inchinarmi a me stesso, scusami? Stai zitto e dammi 10 euro. Vabbè, è partito, nabbo. Tu in realtà mi dovevi 50 euro di una vecchia scommessa. Una volta avevamo fatto una scommessa su Brawl, non ho mai visto la gift card. Continua a chiamarmi nabbo. Aspetta, che ora si inizia ad arrabbiare, lo so. Ma chiudi il gabinetto. Ho tirato anche lo scarico, tranquillo. Non ti devo proprio niente. No, io mi ricordo dei 50 euro. Quindi ora mi devi solo 40 euro, va bene? Non litighiamo perché non sono in vena. Oggi vorrei evitare di fare dei lividi a qualcuno. Ma dove vai? Ma dove pretendi di andare? Sto iniziando a tremare. Raga, non mi rispondo. Io non so cosa, cioè, non so cosa si sta inventando, eh. Ringrazia che non mi hai di fronte. Secondo me tipo stava spaccando il telefono perché è arrabbiatissimo. Io me la rido, mando qualche emoji e continuo ad insultarlo. Raga, ma chi glieli deve dare sti 10 euro? Quelle mani te le ficco nel cu... Vabbè, dai, stai iniziando a degenerare. Facciamoci altre due risate con le recensioni. Una stella. Mi ha tolto l'account. Allora, per L maiuscola, aggiornamento del nuovo pass mi ha... Totò, la buonanima di Totò, l'account. Ho un dubbio.
ma nel dubbio lascio una stella. Un giorno Ciccio si incamminò nel bosco, quando al minuto 4 e 14 arrivò lo Slenderman, che disse chapeau. Infatti era Cassano con un costume per una festa di ventola con un buon livello di servilismo, solo che all'1:05 c'era ancora Salvini nella festa. Ma che cosa? Ma che recensione è? Brutto per tutto, dai. Nel dubbio una stella, scrivo la recensione per... ascoltatemi! Io ho disinstallato il nuovo aggiornamento, mi ha ciullato tutte le skin e le 3000 corone, punto esclamativo, punto esclamativo, punto esclamativo, punto esclamativo. Ora devo fare di nuovo tutto da zero! O forse semplicemente non ti ricordavi i dati del tuo account. Io e la mia BFF Emma. Zero su... un triliardo, non riesco manco a leggere lo suo numero. Diciamo, io e Emma, la mia BFF. Brutto giocatore. Sempre una stella. Il gioco è uno dei più belli. No, aspetta, fermati un attimo, non sto capendo. Cioè, una stella, il gioco è uno dei più belli che ho mai visto. Ah, solo che qualche volta si bagna. Dovresti chiudere il rubinetto. Anzi, sempre. E qualche volta lo fa proprio alla fine, quando stai per vincere. Forse dovresti controllare anche la tua connessione. E concludiamo in bellezza con Biabbia. Una stella, bello. Ma per colpa sua, i santi ora hanno le ali per quanto ne ho fatti volare. Recensione fantastica! Ah, e scrivi la tua recensione su StumbleGuys sotto questo video. Ciao!